Questa notte, un paio d'ore prima all'alba, ho superato lo stretto verso sud con una buona andatura di gran lasco. L'ingombrante sagoma dell'Etna è apparsa con l'alba dietro la costa a dritta con il suo pennacchio di fumo netto sul cielo terso, diretto anch'esso verso sud, come per indicarmi amichevolmente la rotta. Un vento fresco di tramontana mi ha accompagnato fino all'altezza di Giarre, riconoscibile dalla cupola della chiesa madre. Navigo a vista a 3 miglia circa dalla costa. Il vento è girato a grecale e adesso soffia a 20 nodi circa. Con questa andatura arriverò a Portopalo in poche ore. Sulla barca, per grande che fosse, c'era solo lui, Fabio, proprietario, armatore, skipper e marinaio. È partito 5 giorni prima da Genova, dove il Dani stava ormeggiando allo Yachting Club nei pressi della foce, vicino ai cantieri navali. Dirigo a sud. Solo questo pensava Fabio salpando da Genova. Stavolta non aveva programmi né rotte da seguire. Il pensiero di dirigere verso sud rimase fisso nella sua mente nei giorni successivi, anche dopo le uniche 2 soste per rifornimenti all'Elba e a Ponza. Fabio sentiva che il sud, senza un vero motivo, fosse la sua meta. Era trascorsa fino ad allora velocemente, come trascorrono le esistenze di coloro che si fanno carico delle proprie responsabilità, le responsabilità di figlio, marito, di padre, e poi quelle professionali, economiche ed infine, ma non ultime, quelle personali. Proprio queste responsabilità improvvisamente, a questo punto della sua vita, erano diventate importanti. Prioritarie. Sentiva di non poter più aspettare, sentiva che il tempo stava per scadere, ma non sapeva per cosa. La prua del Dani Dani solcava il mare spumeggiante sotto il grecale che non diminuiva di intensità. Sotto coperta, sul tavolo del quadrato, Fabio controllava meccanicamente le carte, segnava a matita la rotta, i punti nave, gli orari, le coordinate. Non era un lavoro importante, ma andava fatto. Improvvisamente mollò tutto e salì sul ponte, disattivò il pilota automatico e agguantò sicuro il timone con un ghigno di soddisfazione per l'andatura che riusciva facilmente a tenere. Regolò con precisione il Genoa, che comunque, anche senza quelle regolazioni, avrebbe portato lo stesso. In quel momento il vento cominciò rapidamente a calare ed in pochi minuti il Genoa si sgonfiò del tutto e la randa iniziò a sventare. Inutili le manovre per recuperare un po' di vento. La barca esauriva l'abbrivo mentre una bava di vento sfiorava le vele senza alcun effetto. Dovrei essere a qualche miglio dal porto di Siracusa, pensò Fabio, che aveva appena fatto il punto della navigazione. Raccolgo il Genoa e vado con la randa. Prima o poi il vento riprenderà. Thank you.
sulla costa assolata, nella campagna all'interno, una massa d'aria calda aveva alzato nel cielo uno di quei grossi nuvoloni a forma di martello che non fanno presagire niente di buono. Fabio guardava il cielo, infastidito da quel cambio repentino del tempo e sicuro che da lì a qualche minuto si sarebbe trovato nel bel mezzo di una buriana estiva, già si sentiva pronto all'azione. Non ebbe tempo di pensare che il cielo si oscurò. La prima raffica gettò in mare un berretto poggiato sul ponte. L'acqua divenne opaca sotto la violenza del vento improvviso. «Al vento! Al vento!» pensò tra sé e sé, mentre ruotava furiosamente il timone nel tentativo di dirigere la barca. «Riduci la randa, ostia, riduci la randa!» diceva a se stesso. La barca intanto sbandava, piegandosi sotto il vento che sferzava furiose raffiche di pioggia sull'attonito navigatore solitario. Ma in quei frangenti, pur sapendo bene come muoversi e come sa fare, l'imponderabile è sempre in agguato. Nella convulsione del momento non si era accorto che la trozza del boma aveva ceduto. La randa sotto le raffiche pareva impazzita. Il boma, libero, sbatteva furiosamente contro l'albero, rendendo impossibile ogni manovra. La barca era senza governo. Fabio rimase impietrito per qualche istante. Esclamò qualche accidente in dialetto. La lingua madre viene fuori nei momenti di disperazione. Ma non era ancora finita. Il vento aveva scarrocciato velocemente il cutter fin quasi sotto costa in una corsa che sembrava fatalmente destinata ad un naufragio quando a prua una piccola sagoma di vela apparve nell'ultimo istante prima dell'impatto, gonfiandosi di vento. Ritornato in sé, Fabio era riuscito disperatamente a mollare tutte le manovre della randa e ad aprire un po' di Genoa. Subito la prua aveva cambiato docilmente direzione, prendendo quel tanto di vento per allontanarsi dal disastro. L'abile e pronta manovra lo aveva salvato, appena in tempo. Il sole riapparve mentre il fortunale si dileguava e la pioggia cessava di cadere, lasciando nuovamente posto all'azzurro del cielo e al rassicurante brezzo del mare. Fabio si rese conto di non aver avuto paura, come se avesse saputo, intuito inconsciamente che la storia di quel viaggio non fosse ancora conclusa e che il destino o la combinazione degli eventi gli avrebbero ancora riservato delle sorprese. Siracusa, Siracusa, gli apparve sotto la luce del primo pomeriggio. Il pensiero dei danni all'albero lo fecero decidere ed entrare in porto. Servivano delle riparazioni e prevedeva qualche giorno di sosta. Fabio aveva visitato Siracusa molti anni prima, ma ne ricordava perfettamente la luce e l'atmosfera. Ora però pensava alla barca, ma senza alcuna smania di ripartire, doveva solo trovare un cantiere per i lavori necessari. Nella sua mente cominciava a insinuarsi il pensiero che forse era quella la meta del suo viaggio, o avrebbe potuto esserlo. L'indomani, seguendo le indicazioni degli ormeggiatori, si avviò alla ricerca del cantiere.
Lungo il tragitto verso il cantiere, percorrendo le viuzze di Ortigia, mi venne in mente che in Sicilia è d'abitudine fare colazione con la granita di mandorla accompagnata da una brioche. Penso allora di concedersi questo piccolo piacere. In fondo, pensavo, se l'era meritato. Seduto al tavolo di un bar di Ortigia, in attesa dell'ordinazione, rimuginava sul da farsi. Il suo aspetto da forestiero suscitava la curiosità degli avventori. Specie di una coppia seduta al tavolo accanto a loro, la donna, che fino a quel momento aveva osservato Fabio con insistenza, si alzò di scatto, come se avesse realizzato finalmente quello che da qualche minuto stava chiedendosi, e rivolgendosi a lui repentinamente esclamò: «Fabio! Sei Fabio, vero?» «Mariella! Ma che sorpresa! Ma cosa ci fai qua a Siracusa? Ti sapevo a Los Angeles. Sei in vacanza. Ti ricordi mio marito?» «Oh, certo che mi ricordo. Ciao Massimo, è un piacere avervi incontrati. Diciamo che sono arrivato a Siracusa per combinazione. Ho la barca in avaria e credo che mi fermerò qui per un po', il tempo della riparazione. Vado giusto alla ricerca di un cantiere.» Mariella, una signora della buona borghesia siracusana, aveva conosciuto Fabio a casa di amici comuni una decina di anni prima, l'unica volta che Fabio si era trovato a Siracusa. Allora si usava a trascorrere le vacanze in comitiva con gli amici, e quella volta era stata per tutti una di quelle vacanze vissute intensamente, difficile da dimenticare. Naturalmente, come si fa da queste parti, lo invitò a casa, e non solo. Gli offrì di sistemarsi nella sua grande villa sul mare, in un alloggio appositamente riservato per gli ospiti. Fabio accettò suo malgrado, per non deludere un'amica. Avrebbe preferito rimanere sulla sua barca. Ma qualcosa di spiegabile accadde quando Mariella aprì la porta della dépendance che lo avrebbe ospitato per qualche tempo. La casa accolse Fabio come se egli avesse abitato lì da sempre, come se fosse stata la dimora di sempre, in cui il marinaio andava a rifugiarsi tra un viaggio e l'altro. Il rumore del mare entrava nella casa come il suono delle parole di un vecchio amico. Le stanze stavano proprio sulla battigia, a pochi metri dall'acqua, sul litorale sabbioso, proprio di fronte l'ingresso del porto. Le finestre, tutte rivolte sul mare, mostravano Ortigia, stagliata contro il blu del cielo e i colori del mare sempre cangianti, baluardo di un tempo infinito, rassicurante rifugio di eterni marinai. Fabio ebbe subito voglia di fermare quelle visioni. Pensò agli anni della gioventù, trascorsi a dipingere le montagne della sua terra d'origine, a quel profondo piacere di trasferire su una tela le emozioni di un momento per poterle toccare, guardare, condividere con qualcuno. Preso da una smania incontrollabile, corse subito a rifornirsi del necessario: tele, colori, pennelli. Il suo compito adesso sarebbe stato quello di impossessarsi di quella luce, di quei colori, di quel paesaggio, quel piccolo pezzo di mondo che era entrato così profondamente nella sua vita. Fabio si fermò in quella casa alcuni mesi,
dipinse lo stesso paesaggio tante volte, ogni volta che una nuova luce glielo mostrasse diverso, ogni volta che un'altra nuvola nel cielo suscitasse in lui una nuova meraviglia. Lallo Bruschi, grazie a lei. Ringraziamo anche e soprattutto il protagonista della storia, che si muove in questa atmosfera qua adesso a metà tra Siracusa e Genova, che abbiamo sentito anche la storia. La storia è un piccolo racconto, sono quattro pagine, lette dall'Alla in maniera romanzata, ecco. Però le ho volute mettere giù perché costituiscono l'essenza di questa mostra di pittura, una mostra d'arte, una mostra, come vedete, tra poco la vedrete meglio perché adesso abbiamo mantenuto il mistero della luce soffusa per potervi permettere dopo di godere meglio dei colori che appariranno con buona luce sulle tele. Ma già a partire dal titolo, Ortigia di Rimpetto è un titolo che già racconta, descrive, presenta in parte questa mostra personale dell'artista Fabio Bertagnoli. Ortigia di Rimpetto è già di per sé un riferimento fisico, geografico evidente, manca soltanto di Rimpetto da dove però? Dal mare, dalla terra, da dentro il porto? Bene, abbiamo capito tutti, i quadri mostrano perfettamente, chiaramente l'angolazione, l'angolo di visuale per cui l'artista ha iniziato i suoi lavori, ha portato a termine i suoi lavori, lo scorcio che lui ha scelto. E il racconto che abbiamo appena ascoltato costituisce il preludio necessario, la premessa importantissima per comprendere quali sono le basi di questo progetto artistico, consumato in pochissimo tempo, consumato nel tempo di un'emozione vissuta per parecchi giorni, per parecchie settimane, breve ma lunga allo stesso tempo, fino ad arrivare qua, sulle pareti di una galleria. Ma qual è l'arte di Bertagnoli? Qual è il significato artistico di questi lavori che ossessivamente ritraggono un solo scorcio, un solo angolo di visuale di una città come Siracusa, che potrebbe avere, che ha sicuramente migliaia di altri scorci sicuramente interessanti, altrettanto belli. Il significato sta proprio dentro il racconto che abbiamo sentito. Il significato sta nell'emozione, l'emozione dell'arte. Perché un quadro, un disegno, una pittura, un qualsiasi lavoro d'artista non è mai soltanto una tela dipinta, un pezzo di carta disegnato o un pezzo di pietra sbozzato con uno scalpello, ma c'è di più, deve esserci di più per essere un lavoro d'artista, c'è dell'altro. Ed è proprio quest'altro che c'è in più, che dà il valore alle cose, al lavoro d'arte. Un lavoro d'arte che Fabio Bertagnoli, l'artista che questa sera abbiamo il piacere di ospitare a Galleria Roma, ha eseguito in breve tempo, in questo brevissimo tempo di emozione. L'artista, il pittore, non dipinge mai ciò che vede, tanto per citare un poeta che di arte se ne intendeva, ma dipinge ciò che non si vede. Quindi la ricerca del disegno, della perfezione grafica, della rappresentazione documentaristica non lo troveremo in questi quadri, per fortuna, ma qui troveremo quello che manca alla gente comune, quello che manca agli spettatori che frequentano le gallerie d'arte, che frequentano le mostre d'arte e che si interessano all'arte. Quello che manca sono le emozioni, e le emozioni si possono trovare dentro questi quadri, sono quelle che il pittore ha cercato di descrivere attraverso i suoi colori. Perché?
come è facile capire, i colori costituiscono la base progettuale del lavoro di Bertagnoli, costituiscono il pilastro della sua produzione, la linea guida di quell'espressionismo cromatico ispirato da modelli a cui probabilmente, non so se consciamente o inconsciamente, ma sicuramente è stato ispirato da quei grandi modelli dell'espressionismo, dell'impressionismo a cui si fa riferimento e che ben conosciamo tutti quanti noi che ci occupiamo di arte. Da citare uno per tutti, William Turner, il pittore della luce, che era un inglese che preferiva la paesaggistica marina, le tempeste, i nubi fragili, le grandi onde, le navi che erano in difficoltà in un mare tempestoso. Qui non si tratta di questo, ma la luce che William Turner dava ai suoi lavori non era proprio la stessa, ma insomma, ma insomma rientra nelle fantasie che possono, in quei modelli che possono far gola a chi vive e si nutre di emozioni. Quindi a vari livelli, in diverse epoche, adesso siamo nel 2015, quindi a 200 anni di distanza da William Turner, possiamo trovare lo stesso interesse nel genere umano per questo tipo di emozioni, ed è quello che conta. La geniale manualità di Vincent van Gogh e l'allegra festosità di Toulouse-Lautrec o Chagall, perché in questi quadri vi è anche la gioia. C'è qualche quadro che raffigura addirittura i fuochi d'artificio su ortigia, ma non è tanto ciò che si raffigura, perché Toulouse-Lautrec raffigurava le ballerine del cancan, ma è quanto quella gioia di vivere che costituisce il vero interesse che si vuole comunicare allo spettatore delle esposizioni, allo spettatore con cui condividere, ecco, magari in una mostra come questa, il lavoro fatto. Lui, Fabio Bertagnoli, racconta queste cose come le può raccontare un marinaio, perché Fabio Bertagnoli è anche un marinaio. E i marinai, come si sa, dicono le bugie, ma non dicono mai la verità. Ma Fabio Bertagnoli, in questo caso, non dice le bugie, ma racconta i propri sogni. Grazie a tutti. Adesso vogliamo conoscere chi è Fabio Bertagnoli. È un racconto che il caro amico ha portato, la fantasia c'è, ma un fondo di verità non è racchiuso nella descrizione nautica, ma è racchiuso nella ricerca di un mondo diverso, diciamo. Quindi il fatto di aver impattato Siracusa con la sua atmosfera, che è molto comune, cioè le persone che vivono Ortigia, gli stranieri che vivono Ortigia, diciamo che in un certo senso ha condotto anche cercato di fare. Grazie di essere qui. Grazie a Fabio Bertagnoli. Comunque è bello trovare questo amore per la vita, perché poi più che amore per l'arte, perché l'arte è vita, ma bisogna amare la vita per amare l'arte. Quindi la base fondamentale è la voglia di poter vivere, la voglia di comunicare con gli altri, perché poi l'arte è comunicazione, soprattutto comunicazione. È importante per trovare qualcosa di buono, di bello in questo mondo che tutti i giorni mostra segnali contrari al bello o all'interessante o al coinvolgente. Questo è un bel esempio di arte, un bel esempio soprattutto di vita. Grazie Fabio per essere qua. Grazie. Io adesso volevo una musica
e sognò la libertà, e sognò la libertà, e sognò di andare via. C'è qualcuno che è pronto dietro le quinte? Dobbiamo portare un microfono perché seguiamo Pezzolini qua adesso. Dopo in volta Lalla in questa fatica, perché poi queste serate sono comunque una prova fisica ed emotiva, quindi è giusto che io possa andare a fare. Sulle note di quanti sì, adesso voi c'è un buffet fuori, noi sgomberiamo la sala dalle sedie e poi subito dopo, quindi non vi soffermate troppo al buffet, non fate gli ingordi, tornate dentro e vi godete i quanti. Grazie.